il rispetto per l'ambiente, intendendo la difesa di tutte le creature che ne fanno parte, animali e vegetali. E questo l'imperativo categorico di Anita Sala, consigliere regionale di Italia dei Valori, che sta per presentare una proposta di legge contro la caccia. No, per la verità la proposta di legge era stata già presentata in Consiglio regionale la settimana scorsa, ma poiché si è deciso alle 11:30 di sera di rinviare poi il tutto, io comunque in assemblea ho annunciato il mio voto contrario, anche contrario rispetto alle persone, ai consiglieri del mio partito, non per una questione di dissenso all'interno, ma una questione che voglio dare un segnale di cambio di cultura, per cui quando io facevo le battaglie 20 anni fa per la violenza sulle donne mi ridevano dietro, ma adesso non è più così e si vede che è una cosa reale. Voglio iniziare questa battaglia per il rispetto degli animali, sapendo che il frutto lo avremo fra diversi anni. Ciò non toglie che tanti animalisti già fanno questa battaglia, anche Greenpeace è sul tema, e io penso che in effetti la Campania abbia bisogno di questo segnale, visto che l'ambiente è la risorsa che ci è più cara. Ecco, la caccia, uccidere per mangiare o uccidere per sport, ma che senso ha? Allora, diciamo che la caccia è una cosa culturale, perché diciamo dalle epoche la caccia era un mezzo di sussistenza, per cui è molto radicato negli uomini che avevano questo compito. Adesso non è più così. L'alimentazione, è vero, avviene tramite allevamenti e non c'è bisogno di andare a cacciare, anche perché in effetti in campagna c'è anche un non rispetto in altri modi dagli animali. Per esempio si deve sapere, e io l'ho saputo diciamo da un anno a questa parte, e mi sono rivolta anche all'assessore Mendolara per vedere di risolvere questa questione, nascono alla fine della primavera i bufali, certamente un 50% è maschio, che si aggira sui 10.000. Allora i maschi li fanno vivere una settimana per far tirare il latte, il primo latte della madre, dopodiché li lasciano morire in un modo indegno, perché li buttano nei fiumi, non li danno a mangiare, quindi 10.000 di questi cuccioli di bufala vengono così ad inquinare e vengono così lasciati morire, mentre si potrebbe anche trovare un'altra soluzione, dico, lanciarle nella catena alimentare, cioè, però rispettando gli animali. Ecco, gli animali non umani, definiamoli così, noi siamo animali umani, quali le misure secondo te per fare in modo che gli animali umani possano convivere nel rispetto con gli animali non umani? Allora, diciamo che quando ci serve un animale, ecco, vorrei chiedere ai cacciatori se sparerebbero al loro cane, che per loro sono come dei figli. Allora mi devono spiegare perché poi sparano ai cinghiali e sparano agli uccelli. Ora, in tante famiglie ci sono degli uccellini e dei pappagalli che insomma vivono in famiglia, li mangerebbero quegli uccelli? No, quindi significa che si deve iniziare a rispettare anche le cose che non sono nostre, cioè se un animale è nostro lo proteggiamo, se invece non è nostro lo uccidiamo. Ecco, e a proposito sempre del rapporto tra animali umani e non umani, siamo in estate, è il periodo tristissimo degli abbandoni. Certamente, io ho interpellato anche il funzionario che si interessa di randagismo, diciamo che la sterilizzazione di questi animali non è all'altezza delle nascite, diciamo che anche su questo argomento io sarò molto attenta per fare in modo che se dobbiamo limitare il randagismo dobbiamo anche mettere in campo con molta facilità le tecniche di sterilizzazione.
Ancora in tema d'ambiente, cambiamo argomento: l'inquinamento del mare, il cattivo funzionamento dei depuratori, insomma si sembra essere di nuovo all'anno zero. No, diciamo che noi questo problema, io personalmente lo seguo già da parecchio, però in effetti ci sono tanti proclami, poi non vediamo attuare le cose che si dicono. Io penso che effettivamente l'ambiente è una prima risorsa innanzitutto per far venire, per stare bene noi, far venire il turismo eccetera, e io penso che al più presto dobbiamo mettere mano alla bonifica dei nostri litorali, individuare gli scarichi dei comuni abusivi, insomma prendere coscienza che solo questo ci può salvare. Apriamo una finestra sulla politica nazionale, i rapporti definiamoli burrascosi tra Partito Democratico e Italia dei Valori. Diciamo che non c'è stato mai un buon rapporto, diciamo, per parecchio tempo, perché poi nei comuni noi andiamo in coalizione col PD, si dovrebbe capire poi la politica nazionale e la politica locale, perché a un certo punto penso che si lega, se le persone votano a livello comunale una coalizione fatta di DV, Serve, Italia dei Valori, PD eccetera, non capisco perché poi a livello nazionale si dovrebbe fare il contrario. So che la politica cambia ogni giorno, so che noi tentiamo di stare vicino ai cittadini, speriamo che il buon senso, visto che Monti comunque non ci ha risolto la situazione, come preannunciato da me e da tante persone che la pensano come me, pensiamo insomma di poter portare avanti un discorso con una proposta, perché quello che manca è una proposta che possa essere valida a livello nazionale, a livello globale, chiaro, per superare la crisi in cui stiamo. Chiudiamo con il caso Napoli, casse vuote, rischio fallimento, il caso è balzato all'attenzione nazionale attraverso le aperture, le prime pagine di alcuni giornali nazionali, c'è in realtà questo rischio? Io non sono la segretaria dei cittadini, sono una consigliera regionale, quindi sento anch'io, chiedo e c'è, speriamo di no. Però in queste condizioni sono parecchi comuni, perché se non arrivano i soldi che sono stati promessi a un certo punto, qua stiamo parlando di Napoli ma possiamo parlare di tutti i comuni della regione Campania come anche di altre regioni, certo c'è un problema e dobbiamo vedere come risolverlo. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione, Taccuino Politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.